Bentornati, pace e bene. Oggi, 12 settembre, ricordiamo il Santissimo Nome di Maria. Ascoltiamo. Il culto del Santissimo Nome della Beata Vergine Maria, che ricordiamo oggi, rievoca l'amore della Madre di Dio verso il suo Figlio Gesù, che è l'amore della madre per ognuno di noi, figli suoi. In questo giorno è proposta ai fedeli la figura della Madre del Redentore, affinché, foriera di grazie, sia invocata con devozione. Maria è uno dei nomi più diffusi nel mondo ebraico e diverse sono le interpretazioni date al suo significato. Una delle prime si deve al fatto che Anna, madre di Maria, ringraziò il Signore dopo aver avuto la bambina, perciò l'avrebbe chiamata dono ricevuto da Dio. Comunissima inoltre l'interpretazione che fa discendere il nome Miriam da essere amaro, che nella tradizione cristiana ben si collega a Maria, madre del dolore. Il nome Maria vorrebbe dire illuminatrice, ma anche stella del mare. Come la stella infatti indica il sereno dopo la tempesta, così la Madonna, entrando nell'anima, allontana il peccato e fa tornare il Signore nel cuore dell'uomo. In Maria poi è raccolto un mare di grazie e tutte vivono in lei. Un'ulteriore interpretazione, di derivazione sempre dall'ebraico, ha il significato di prima pioggia stagionale, quindi Maria è colei che è pioggia di grazie. Tante altre interpretazioni sono state date al nome della Madonna, ma il fatto che Maria è nome pronunciato da Dio, tanto basta per renderlo bello e ricco di significato. Scrive San Pietro Crisologo. Il nome di Maria è nome di salvezza per i rigenerati, segno di tutte le virtù, onore della castità, è il sacrificio gradevole a Dio, è la virtù dell'ospitalità, è la scuola di santità, è, infine, un nome completamente materno. Leggo alcuni dati. Per esempio, nel 1999, a livello di nome più diffuso per le nascite di quell'anno, per le bambine, al 24esimo posto trovavamo il nome di Maria. È già una posizione un po' scesa, ma se andiamo nel 2022 scendiamo ancora al 34esimo posto. Sta un po' diminuendo l'abitudine di dare alle bambine, alle nuove nate, questo nome bellissimo che porta in realtà il nome della donna più grande della storia, possiamo dire così, la regina dell'universo. C'è una tendenza che sta un po' diminuendo, io mi chiedo perché. Il nome più diffuso da un po' di tempo è quello di Sofia. Sofia, se voi andate un po' ad indagare, vuol dire sapienza ed è molto forse più legata alla cultura greca, alla cultura della filosofia, un po' lontana dalla nostra storia. Chissà perché sentiamo più affascinante la Sofia piuttosto che Maria, la donna che ha saputo amare completamente e che ha dato alla luce nostro Signore. Sono domande importanti, ma la domanda che io vi faccio è: perché non continuare questa bella tradizione di donare, consacrare una nuova nata proprio alla donna più bella che sia mai esistita, più grande che sia mai esistita? È un consiglio, magari un piccolo suggerimento che oggi si può valutare insieme agli auguri che oggi faccio a tutte le donne che portano questo bellissimo nome di Maria. Santa Maria, Vergine, prega per noi.